Che Napoli hai visto questa sera? Un Napoli che nel primo tempo ha avuto qualche problemino, ma nel secondo tempo con l'inserimento di Hamsik e Caleon è andato sciolto alla grande come le prime due gare di questo campionato. Secondo te è un Napoli pronto ad affrontare più competizioni? Assolutamente sì, già che non siamo più la squadretta che perdeva contro queste squadre, già il passo si è visto e va bene. C'è anche una rosa differente, sei pronto ad affrontare anche queste squadre? Assolutamente sì, stasera tutto a posto, tranne la divisa dell'arbitro che non si è capito com'è che c'era la stessa divisa del Napoli addosso, non si capiva niente. Sì, non solo Hamsik, anche Caleon, sì, si è sbloccato, in effetti si è sbloccato. Abbiamo visto un Zemai un po' pigro, abbiamo visto Armero che ancora si deve sbloccare del tutto. Un buon Napoli, secondo tempo un buon Napoli. Un buon Napoli, un ottimo gioco, un ottimo impianto di gioco, ovviamente ci sono alcuni giocatori che sono indispensabili. Speriamo bene, se gli altri riescono ad inserirsi probabilmente abbiamo una squadra per lottare per tutti gli obiettivi fino a fine anno. Che Napoli hai visto questa sera in campo? Un Napoli che il primo tempo ha avuto qualche piccolo problemino, successivamente entra Hamsik, entra Caleon e cambia la partita. È vero, il primo tempo c'era qualche defezione, mancava Zuniga, mancava Hamsik, però mi fa piacere sottolineare che Higuain è veramente un fuoriclasse. Negli ultimi 5 metri è determinante e velocissimo, come non era Cavani, anche se Cavani è un fuoriclasse. Penso che l'abbiamo sostituito più che degnamente. Ora però vengono due giornate di fuoco, una settimana di fuoco, Borussia, Milan. Borussia sicuramente sarà una partita tosta, dura. Con Milan non credo che il Milan si possa far paura, almeno al momento. Borussia sì, Borussia fa paura. Comunque, speriamo bene. Io devo essere sincero. Penso che faremo un bel campionato, non vado oltre per un po' di scaramanzia, ma con questa squadra, se tu immagini che gli anni trascorsi noi comunque non riuscivamo a vincere, perché con una squadra che si chiude a 9, a 8 in difesa, o segnava Cavani o non si segnava. Oggi invece con l'innesto di Marek, San Marek e Caleon. E oggi però hai anche un Caleon che ti fa 3 gol, perciò ho detto, tre partite, quindi è una rosa che si è ampliata, c'è un'altra concezione. Ma c'è un'altra concezione di gioco, ci sono anche altri giocatori che con tutto il rispetto probabilmente non giocavano tutti in prima squadra da dove li abbiamo presi, ma qua meritano di giocare e di fare un bel campionato, perché sicuramente lo faranno. Parliamo di Paolo Cannavaro. Paolo Cannavaro a cui è stato dedicato anche uno striscione questa sera. Il capitano Paolo Cannavaro non si tocca, parole dure di supporto da parte dei tifosi partenopei. Io non condivido quello che dicono i tifosi, perché comunque il presidente ha fatto non solo un'ottima squadra, ma comunque in 10 anni, in 9 anni ci ha portato dalla Serie C alla Champions, voglio dire. E comunque Paolo ha tutto il rispetto e comunque diciamo che hanno fatto una squadra per far sì che giocano tutti, insomma, questo è il mio parere.